Buonasera, benvenuti. Appuntamento con Tutto Sport, con Teleorte, Rosario Murro, un'altra disciplina sportiva, un'altra realtà locale molto importante che sta emergendo piano piano dalle fondamenta cosiddette sportive, ma di aggregazione soprattutto per il mondo motociclistico. Quindi abbiamo il piacere di avere in studio con noi questa sera Antonello Marone, il presidente del Motoclub Orte. Buonasera. E il Buonasera. vicepresidente Camilli, appunto del Motoclub Buonasera. Ortano. Buonasera, un'attività questa devo dire molto importante di aggregazione per socializzare. Ecco, quando siete nati come associazione? Ma il nostro motoclub nasce nel 2002 da un gruppo di amici con la passione per la motocicletta che hanno deciso di fondare questa, diciamo, questa associazione. Per riunire appunto chi come loro aveva la passione per il mezzo a due ruote. Poi, scherzando, la cosa è iniziata e ha preso sempre più piede finché è stato deciso appunto nel 2002 di fondare un motoclub autonomo e indipendente da tutte le associazioni sportive perché non sapevamo appunto quali numeri si potessero raccogliere. E invece devo dire che ormai a distanza di 10 anni, anche 11, abbiamo raccolto un bel bacino di utenza, tant'è vero riusciamo a concentrare questo numero di persone appunto per il nostro motoraduno che viene svolto in concomitanza della festività del santo patrono di Orte, Sant'Egidio, e appunto è stato chiamato Motoclub Sette Raduno contrate. Sette Contrate di Orte, e da quest'anno abbiamo deciso anche di intitolare questo motoraduno a una nostra, diciamo, amica e associata a Vera Pianura, e quest'anno infatti abbiamo fatto il primo Memorial. Devo dire che strada facendo negli anni siamo andati sempre più a crescere e quest'anno abbiamo avuto, diciamo, tra virgolette, dare un'impronta diversa e è stata ben accettata da tutti i motociclisti e abbiamo avuto anche per la prima volta la presenza del nostro sindaco del comune di Orte, signor Dino Primieri, e una rappresentanza anche delle cariche, diciamo, Istituzionale. istituzionali come i carabinieri. Ecco, signor Camilli, volevo un attimo, ecco, si va oltre Orte, penso, no? Non è solo agli ortani questo club aperto. Certo, il Ecco. club è aperto a tutti, il club, perché noi facciamo dei tesserati. Uno si può iscrivere sia se abita a Orte o se abita a Viterbo o a Roma. Certo. Quindi diciamo è aperto a tutti, non ha confini, non è limitato Non è ed confuso. è soddisfatto ad oggi, come diceva il Presidente, il suo collega, delle iscrizioni, no? Sì, Ci sono, una risposta importante. certo. Ecco, quanto pagano Camilli per potersi iscrivere al Motoclub Orte? Allora, la tessera è un prezzo di 10 euro. 10 euro. Sì. È a diritto così a partecipare, Sì, insomma. a partecipare perché noi facciamo inizio anno facciamo un programma con delle uscite, diciamo, no? Sì, Già già stabilite, stabilite. e logicamente è un interesse sociale, no? Per i Per i tesserati e tesserati. anche per non tesserati, perché la moto è questa, è per poter stare insieme. Ecco perché stiamo crescendo. Quindi diciamo è sempre in lievitazione Sì, questa associazione nata, certo. diceva Presidente, è nata Nel nel 2002. 2002. Quindi insomma E una bella attività che si prospettano anche altre, per esempio, manifestazioni oltre quella principale di Sant'Egidio. sì. Sì, beh, noi ormai sono 5 anni che focalizziamo la nostra attenzione sul motoraduno, appunto quello di Orte, che è il nostro, diciamo, è il clou della nostra programmazione. Però negli anni abbiamo voluto un po' anche per un discorso di, diciamo, di ambientazione delle Ecco. due cose, fare anche il motoraduno per la festività del Santo Patrono di Ortescalo, che è Sant'Antonio da Padova, e quindi l'abbiamo, diciamo, separato come motoraduno d'epoca. Mi scusi se la interrompo, ma abbiamo l'ospite in linea e d'altronde non possiamo farlo attendere perché, insomma, per me è un grande onore, anche perché l'ho conosciuto e per me è un piacere averlo qui nei nostri studi anche al telefono, perché parliamo di un ragazzo tramite
la voce del suo papà, un ragazzo pieno di vita con un sorriso che non si spegne mai, un sorriso bellissimo, un destino forse gli ha riservato una fine tanto triste della sua carriera agonistica. Parliamo di quei riccioli in alto, come una scommessa, una famiglia modello alle spalle e un rapporto unico, quasi simbiotico, col suo papà. È in linea con noi il papà di Marco Simoncelli, Paolo Simoncelli. Buonasera Paolo. Buonasera. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Ragazzi, ciao. Grazie di aver accettato il nostro invito. Ma volentieri, siete sempre così carini con noi. Paolo, io d'altronde questa fondazione Ollus, creata per ricordare la figura di Marco Simoncelli, è qualcosa di veramente eccezionale, perché vi state dando tanto da fare per aiutare i più bisognosi. Sì, non è tanto, non siamo tanto noi le persone eccezionali, ma sono le persone che ci aiutano a inseguire questo sogno di fare qualcosa di buono per gli altri, perché veramente ci sono tanti ragazzi che ci mandano dei risparmi, dei soldi, pochi, ma tanti pochi fanno molto, insomma. Quindi bisogna ringraziare queste persone che credono in noi e sempre nel ricordo di Marco, insomma. Certo. Si è parlato tanto, tanto, e se ne parlerà ancora di Marco. Io non sono qui stasera perché non voglio mettere ulteriormente altri argomenti per parlare di tuo figlio, ma mi sembra doveroso far conoscere ai nostri carissimi telespettatori e ai nostri ospiti stasera, che già sono rimasti molto emozionati, sono qui a fianco a me, di un motoclub di Orte. Abbiamo il presidente Paolo, appunto, del motoclub di Orte, il signor Marone, e il vicepresidente Camilli. È una sorpresa per loro, ecco, non gli ho detto che era al telefono stasera, ecco. Veramente. Ecco, quindi sono qui con me e sono felicissimi di sentire la tua voce. Però d'altronde Marco, sotto l'aspetto così di agonistico, di grande atleta, però ha lasciato anche un grande messaggio, io penso, per i giovani, tuo figlio. Beh, adesso questa è una domanda difficile, però vedo che questi ragazzi sono rimasti colpiti forse dall'entusiasmo che ci metteva Marco nell'inseguire il suo sogno, insomma, poi la sua determinazione, la sua grinta, il suo agonismo. Credo che questo i ragazzi l'abbiano capito e lo abbiano apprezzato, soprattutto nei momenti in cui tutti gli davano contro, soprattutto gli spagnoli, i giornalisti spagnoli, in cui tutti, quando prendevano paga, dicevano che era scorretto, ma in effetti Marco non è mai stato scorretto, è stato determinato e aggressivo. Aggressivo poi dovuto anche al fatto che fin da piccolo lui ha dovuto lottare con i suoi avversari e contro il suo peso, perché lui in MotoGP pesava 20 kg più degli altri, ma anche quando correva nel minimoto la differenza era dai 10 ai 15 kg, quindi con moto da 4 cavalli immaginate voi cosa volesse dire, quindi lui doveva recuperare in curva quello che perdeva in rettilineo. Certo. E questo modo è rimasto il suo modo di correre, come d'altronde anche quello degli altri, dei vari Dovizioso, Pasini, Corsi, insomma, sono rimasti tutti come erano bambini. Come erano bambini. Ecco, forse tu ti rifai un attimo a quello che furono le dichiarazioni fuori luogo del papà di Jorge Lorenzo, che io ripresi un po' così subito sul mio quotidiano, dando proprio addosso a queste dichiarazioni, che poi lo stesso figlio Jorge smentì quello che disse. Ma forse il babbo di Lorenzo gli dava fastidio il fatto che io con mio figlio ci parlassi, invece lui con suo figlio l'aveva cacciato fuori di casa, insomma. Questo è vero. Progetto Casa Marco Simoncelli, Repubblica Dominicana, a sostegno della Fondazione Francesca Rava. Progetto Luce Burundi e Repubblica Democratica del Congo, avviato e promosso da Semi di Pace International Ollus. Sì. Ipotesi progettuale per riutilizzo dell'ex casa vacanza Santa Maria in centro diurno e riabilitativo. Ecco, questi sono dei traguardi già raggiunti o... Guarda, per quanto riguarda i primi li abbiamo raggiunti e direi saldati, proprio saldati a livello economico. Anzi, la casa nella Repubblica Dominicana, con l'ospedale, lo andremo a inaugurare nel mese di dicembre, durante le vacanze, in modo da poter permettere anche a mia figlia di accompagnarci.
e lì abbiamo speso 210.000 euro, poi negli altri abbiamo speso dove 15.000, dove 10.000, ma il progetto più importante è proprio l'ultimo che hai citato, perché stiamo raccogliendo i soldi per fare quel 400 giorno per ragazzi disabili proprio a Coriano. E a questo, se mi permette, mi faccio un po' di pubblicità. Perché è dovuta, assolutamente lo pretendo che ne parli. Ecco. Domenica 17 novembre allo stadio a Parma, sì. Ci sarà la partita nazionale cantanti contro gli amici del SIC. E quindi vi invito a partecipare. Se è possibile, a venire. Chi non può presenziare può sempre. Avremo a disposizione un numero di SMS che comunicheremo quei giorni, dal 15 al 18, e volendo si possono fare donazioni anche attraverso il telefono. Quindi questo tuo intervento mi fa da una parte piacere anche per pubblicizzare questa partita. Ma guardi, ti posso garantire che Teleorte da domani, penso che il nostro direttore, il nostro editore, ti contatterà la fondazione, perché abbiamo intenzione di partecipare noi come Teleorte mettendo il banner della fondazione sul nostro sito, se ci è consentito, ma di fare una pubblicità anche con gli amici qui presenti, perché adesso il presidente Marone probabilmente ti vorrà salutare e il vicepresidente un saluto da noi ortani, diciamo, dell'Alto Lazio. Prego presidente. Allora, io sono emozionato d'altronde, perché è stata, come diceva prima, una sorpresa, e vi faccio da parte mia, da parte di tutti gli iscritti al Motoclub, ma anche dalla città di Orte, i miei vivissimi e più sinceri auguri, perché questa fondazione vada a un senza fine, perché Marco se lo merita tutto. Io ne parlo al presente perché per me lui c'è ancora, come credo per gran parte dei motociclisti, perché è stato veramente un ragazzo con gli attributi, ha dimostrato anche ad altre persone che lui ce li aveva, e la gente non se ne dovrà mai scordare di questi attributi che aveva Paolo, e credo che derivano anche dal papà. Esatto. Camilli? Io uguale condivido quello che ha detto il presidente, e la saluto, che ci ha fatto veramente una grande sorpresa. La saluto veramente con grazie a voi, siete sempre veramente molto veramente con grande affetto, grazie. Ecco, vede, c'è un filo di emozione in tutti noi, nonostante siamo adulti e navigati, sì. Perché sembra strano, ogni giorno si scopre sempre un Marco Simoncelli nuovo. Io devo dire, mi sono tra virgolette divertito a guardare le interviste di Marco per 7 giorni consecutivi. Io sul computer, l'ultimo suo video salvato sul telefonino, sì. Quando lui sta nella camera d'albergo e saluta tutti, e me lo guardo, lo dico, guarda, sinceramente lo dico, ogni tanto mi diverto a guardarlo, perché veramente lo merita. Ecco, se Paolo, se dico per esempio, così come fosse un racconto, una favola, no? Di una gelateria a Riccione, se non erro, no? Sì. È un bambino piccolo, biondo, con i ricci, che mangia un cono gelato. Che cosa ti viene in mente? Così, improvvisamente. Ma guarda, è stato veramente un bel periodo, e lo torno a dire, nonostante sia andato a finire così, cioè veramente io e la mamma rifaremmo tutto, perché anche oggi sono andato al museo di Marco, accompagnato degli amici, un museo che c'è qui a Coriano, e devo dire che riguardando quei filmati così e i suoi sorrisi, insomma, lui era felice, quindi insomma rifaremo tutto, nonostante. Certo, ti capisco, perché d'altronde sono appena 2 anni che Marco non è più con noi, ma questa fondazione che giorno dopo giorno sta costruendo anche il ricordo indelebile di Marco Simoncelli. Ecco, voi siete certamente impegnatissimi, perché io mi sono documentato e ho parlato anche con la Cate, no? Sì. Ecco. E quindi mi diceva che veramente ci sono dei grossi impegni e anche delle responsabilità. Questa che dicevi prima, la casa per riabilitazione a Coriano, quindi inizia un nuovo progetto. Quando pensi che più o meno possiamo così annunciare che è stata messa la prima pietra? Guarda, noi abbiamo già iniziato a raccogliere soldi da tempo, e lì siamo quasi arrivati a 1.300.000 euro.
Secondo così preventivi dovremmo, la casa dovrebbe costare circa 1.800.000. Con la partita di domenica 17 con la Nazionale Cantanti speriamo di dargli, e con gli SMS, che fra l'altro il numero è 45592, se così, se per caso sì, interessa. È dal 15 al 18 sì, di novembre, si può utilizzare quel numero. Ho capito. Quindi c'è una quindi scusami, ma facciamo, secondo lì sono veramente deciso a fare una cosa bellissima, perché faremo piscina per questi ragazzi, faremo i laboratori, faremo la palestra, faremo anche un appartamento in cui questi ragazzi possono, quelli che hanno necessità di vivere, ma lo faccio con orgoglio perché lo voglio fare in Italia, perché tu pensi, un ospedale ai Carabi è costato 210.000 euro, finito, qui si parla di 1.800.000, 2 milioni di euro. Però almeno la gente, quando verrà a Coriano a vedere i posti dove Marco viveva o a vedere il suo museo, potrà passare qui davanti e dire Dio boh che bello, che secondo me la gente così capirà dove sono finiti i loro soldi, e questo ci renderà orgogliosi di essere magari dei sostenitori di questa fondazione. Certo, siete persone dignitose, ma siete delle belle persone. Oltre che, sembra strano ripetere sempre le stesse cose, ormai ve lo diranno un po' tutti, no? Ma non è che nasce dal cuore questa nostra impressione, perché abbiamo sofferto, certamente non come te e tua moglie, ci mancherebbe, però a noi è venuto a mancare un grande personaggio, un grande campione, frutto di una sua passione, che insomma le sue note, si parla anche di un libro molto importante, no? Su Marco Simoncelli. Sì, è stato fatto da me e la mamma, ma questo è stato fatto più, direi, il nostro sì, ce l'abbiamo chiamato, per dare alle persone che veramente è scoppiata questa febbre del SIC, certo, di dare un qualcosa, qualche dettaglio in più della sua vita e dei suoi ricordi. Ricordi. È venuto veramente un bel libro ed è stato venduto tantissimo. Guarda, io ti devo ringraziare di questa bella chiacchierata che abbiamo fatto. Io conto di venirti a trovare con la nostra troupe, non lo so, adesso ci organizzeremo, perché sarebbe bello venire su e vedere anche questi luoghi e così, no? Filmarli nel momento in cui iniziano i lavori, piano piano, e seguire, ecco, questa entourage molto importante. Se ti fa piacere, noi noi volentieri, anche perché abbiamo attivato questo museo che è veramente emozionante e sta venendo tantissima gente. Poi Lino Dainese ha fatto questo monumento che è stato chiamato ogni domenica, in cui all'imbrunire ogni domenica dell'anno parte questa fiamma che sembra una partenza di un aereo, che dura 58 secondi. È una cosa veramente molto bella, è originale, devo dire, per il grande Sitch, se lo merita, perché è un angelo che ci seguirà, devo dire. La bontà di questo ragazzo, la semplicità, ci deve accompagnare e deve insegnare anche ai giovani, probabilmente, certo, giovani che hanno avuto grande successo sotto l'aspetto sportivo, di carriera professionale, di lavoro, in tutti i settori, ma il comportamento di questo ragazzo veramente piace a tutti, dai giovani agli anziani. Quindi Paolo, hai costruito una grande figura con tua moglie. Sì. Purtroppo che sia andata troppo presto, però insomma è andata così. Paolo, io ti ringrazio e ti devo salutare, ti abbraccio fraternamente da parte mia, da parte del presidente del motoclub di Orte, il vicepresidente. Un saluto a tua moglie, un abbraccio a Katie. A presto, ci sentiamo presto. Noi manderemo, grazie, senz'altro in onda quello che tu ci hai detto per la partita contro la Nazionale Cantanti sui nostri siti istituzionali della televisione, grazie, e anche sul mio quotidiano online sportivo nazionale. Quindi un abbraccio, un grande in bocca al lupo, grazie. Ciao Paolo. Buonasera. A tutti, ciao. Abbiamo, insomma, ecco, niente di preparato, niente di organizzato. No, no, io, ecco, una bellissima sorpresa che hai fatto. Io ho preparato anche delle domande che poi non ho più seguito, perché non si può seguire le domande, costruire qualcosa su un personaggio, direi, importante, no, presidente? È importante, io, essendo, diciamo, non coetaneo di Marco, ma leggermente più grande, l'ho seguito
quasi da subito e sono stato felicissimo quando lui è approdato in MotoGP, quindi aveva il modo di poter battagliare con le più grandi cime motociclistiche. E anche lì lui, comunque, anche se in breve tempo, comunque ha detto la sua. È stato accusato, giustamente o ingiustamente, di troppa foga nelle corse, però d'altronde, quando una giovane vuol dimostrare qualcosa, si deve fare spazio anche con le spallate, metaforicamente parlando. Certo. E quindi io l'ho sempre ammirato, purtroppo, diciamo, è andata come è andata, però. E ha lasciato un ricordo indelebile in tutti noi motociclisti e credo anche nelle persone normali, perché indubbiamente se ne parla, se ne continua a parlare, io vedo che c'è il coinvolgimento delle persone. Non è stata la classica meteora, anche Certo. Ma se. vede, uno può diventare, signor Camilli, può diventare anche antipatico perché raggiunge i massimi livelli dello sport, nell'attività lavorativa in genere. Però mi risulta che questo ragazzo sembrava più maturo dell'età, anche perché non si ritirava mai e non si negava mai neanche alla stampa. Addirittura ci sono delle interviste mentre lui è a pranzo. Oppure l'addetto stampa non dà l'autorizzazione all'intervista, lui invece addirittura anche col papà, lo raccontava proprio Paolo qualche giorno fa, riprese il papà perché mandò via un giornalista e lui disse no, non bisogna mandarli via, bisogna sempre accogliere con educazione e parlare con tutti. Ecco, Perché proprio c'era il papà e quindi. e la dimostrazione è quello che sta facendo adesso il papà con la mamma di Certo, tutto di questo. tutto questo. Oltre che il papà è stato un grande amico, È certo. perché addirittura l'ultima corsa, quella poi che insomma è morto, perché d'altronde è morto sul colpo, poi la verità è che non c'era più Sì. niente da fare, prima della corsa il solito abbraccio e una stretta di mano col papà, Certo. e dopodiché ha perso la vita così in un modo molto tragico, devo dire, molto tragico. Quindi chiudiamo questa parentesi su Marco Simoncelli, ma qui a Teleorte avremo altri ospiti, quindi io vi invito a seguire le nostre puntate. Stiamo organizzando il cosiddetto, non dico veglione di Capodanno, ma stiamo organizzando sempre con personaggi importanti, perché lanciare un messaggio anche telefonico a voi che siete dall'altra parte del video, con gli ospiti attinenti all'argomento, è sempre positivo. Quindi non perdete sempre le puntate di A Tutto Sport. Ritorniamo invece al motoclub Orte. Cosa Orte. bolle in pentola? Chi mi risponde? Ma Vai, vai. vado io. Sì, In sì, pentola sì. cosa bolle? Noi stiamo cercando sempre più di coinvolgere, oltre che gli iscritti, anche persone non iscritte e simpatizzanti, diciamo, del motoclub e della moto, ma anche semplici amici dei motociclisti. Quindi per quest'anno, ad esempio, noi abbiamo la cosa che ci bolle più da vicino è appunto il fine anno, quindi noi, la nostra intenzione è appunto organizzare un fine anno con tutti i nostri amici, e quindi stiamo organizzando anzi questa splendida serata, che così riterremo che sarà, perché quando le persone stanno bene tra loro, stanno in compagnia, c'è un qualcosa che li unisce, c'è amicizia, quindi tutto deve riuscire alla perfezione. E appunto stiamo organizzando questo riunione di fine anno, che abbiamo già individuato la location, non so se possiamo già pubblicizzarla? Ma sì, No, Claudio, approfittiamo di certo, Teleradio ormai è Orte. stato stabilito, È stato perciò stabilito che passeremo l'ultimo dell'anno presso il l'Hotel ristorante Millennium. Hotel Millennium, me lo credete a Caldare, qui a Orte. Perché abbiamo scelto questa location? Uno, perché il proprietario è un nostro iscritto e quindi ci ha messo a disposizione da subito su nostra idea la sala. E poi perché, visto il momento congiunturale di crisi in cui stiamo attraversando un po' tutti, abbiamo pensato a spostamenti brevi, quindi meno consumi, meno spese, la cifra pure ci sembra abbastanza, diciamo, adeguata per i Certo. nuclei familiari, naturalmente aperto a simpatizzanti, mogli, Ascritti bambini, e non famiglie, scritti. ecco. Ascritti e non Quindi ci iscritti. auguriamo che questa sia la cosa, diciamo, per chiudere questa stagione, che io reputo Certo. veramente Molto, splendida, molto molto bello. proficua e molto bella per il numero di partecipanti, per i nuovi tesserati, per complimenti dalla gente comune non appartenente al nostro club, che ci ha voluto comunque sempre fare in più occasioni.
insomma, è obbligo raggiungere la location in moto, però, o non in macchina? Beh, dicembre, però, poverini. Dipende. Dipende, insomma, un dal sidecar, medio, un sidecar. dal tempo. Ecco, volevo anche chiedere al signor Camilli, insomma, per potervi contattare, cioè, chi ci ascolta, ci vede, dice, ma come fa? Avete un recapito telefonico, un sito internet? Noi abbiamo sia il sito che anche tutti, diciamo, i recapiti telefonici del. Perché noi abbiamo un direttivo, Sì. siamo presidente, vicepresidente e altri quattro membri. E tutti possono contattare, diciamo, i nostri numeri telefonici. Il mio è il 336 Sì. 278591 e a cui vi rispondo sempre io, che è anche il mio telefono, diciamo, di lavoro, quindi attivo 24 ore su 24. Invece, signor Camilli, vogliamo lasciare anche il suo Sì. recapito. 331 331 40 sì, 60 40 60 6 e 30 6 e 3. Ricordiamo che comunque la sede del motoclub è a è a Orte. Orte, Via dei Giardini, a Affianco al cinema Alberini. fianco al Cinema Alberini. Alberini, Poi così, e poi c'è il abbiamo, parcheggio. il sito proprio del motoclub. Qual è? Perciò motoclubeorte.it. www.motoclubeorte.it. E qualsiasi cosa sanno come. Dove c'è il nostro programma, diciamo, annuale, ci sono tutte le foto delle uscite che abbiamo fatto, perché poi per i motoraduni abbiamo anche la partecipazione di fotografi professionisti che comunque fanno delle splendide fotografie che tutti gli iscritti e simpatizzanti possono trovare sul nostro, diciamo, sito internet e in base alla data scaricare le proprie Certo. foto. E quello è il canale che indubbiamente, visto anche la tecnologia che ormai pervade ogni giorno i nostri giorni, diciamo, è forse uno dei canali. Più siamo anche su Facebook e abbiamo anche lì una pagina come www.motoclubeorte.it. Perfetto. Due cose importanti. Intanto, il messaggio che vogliamo lanciare da questo studio televisivo e abbiamo delle rappresentanti che lo possono fare perché conoscono bene le due ruote e le moto, e quello che in moto si va certamente sempre per divertirsi. Ecco, Certo. lo vogliamo dire questo perché, Certo. Presidente, signor Camilli, vorrei un vostro giudizio in merito. Certo, Ecco. il giudizio in merito è semplice, che noi abbiamo moto sempre più potenti, con tecnologia sempre più all'avanguardia, però siamo sempre delle esseri umani fatti di carne e ossa e bisogna andarci con calma. Con calma, Molta calma. Molta calma. Io Molta poi. calma. Lei è d'accordo, Io devo certamente. essere d'accordo perché io purtroppo nella mia breve esperienza motociclistica qualcosa di brutto l'ho vissuto, quindi Da giovane. da No, giovane non è sono. che adesso è lei in Matusalemme, No, però non sono dico. Matusalemme, però No, da però giovane sì, insomma. mi è successo 3 anni fa, quindi Perciò. indubbiamente io parlo per esperienza provata, parlo per esperienza provata. Quindi diciamo che ha intaccato un po' la sua sicurezza, tutta questa. Devo dire che non me le vogliono a casa e la mia passione motociclistica non si è fermata e quando la salute me l'ha permesso sono subito ritornato in sella e ho proseguito, diciamo, nelle mie anche attività, diciamo, sportive, diciamo, perché comunque sia ho un gruppo di amici in cui ci dilettiamo qualche volta, facciamo qualche uscita in pista. Però devo dire che indubbiamente la lezione l'ho imparata e approvo in pieno quello che dice il vicepresidente Claudio, perché le moto sono sempre più performanti, sempre più spinte, però la strada purtroppo è la strada e la strada insegna, è maestra di vita in tutti i sensi. Perché le Infatti. nostre strade purtroppo non parlo, diciamo, di condizioni, diciamo, di manti, ma comunque sia c'è il guardrail, ci sono tutti gli Certo, ostacoli che che purtroppo possono sulla far pista male. non esistono. Quindi ai ragazzi e ai giovani che sono dall'altra Certo, parte del tubo catodico certo. televisivo, insomma, divertitevi, ma non Con cautela, rischiate. Con certo, non cautela. bisogna mai rischiare. L'ultima domanda prima di passare. Mi dicono che il microfono è sceso, e infatti può succedere. Ma questi siamo in È diretta, bello della mica diretta. perché facciamo così, guarda, come si faceva una volta, no? Certo. Intervistatori. Prima di passare all'ultima domanda, volevo sapere, per curiosità mia personale, che moto ha lei, presidente, e che moto ha il signor Claudio?
Io essendo della moto, amante della moto, io ho una predilezione, diciamo, per la moto sportiva. Per me, ecco perché prima quando ho saputo che c'era papà di Marco, oltre alla sorpresa, è stato un qualcosa in più, perché per me la moto sportiva è tutto. Però comunque sì, ho avuto il piacere anche, e qui Claudio ne è testimone, di fare uscite, diciamo, gastronomiche Astronomiche culturali con i e poi in nostri moto. associati in moto, perché siamo stati nell'anno questo in corso, abbiamo fatto delle belle gite, ci siamo divertiti stando seduti a un tavolo, parlando del più e del meno e andando comunque in moto, perché la moto è anche quello. E devo dire che questo lo devo a loro, a lui soprattutto, che tra virgolette me l'hanno fatto scoprire e Scoprire che non riscoprire. si può andare solo veloci in moto, Bravo, ma si può bravo, anche è vero. piano fermarsi in un buon pranzo, Sì. buon caffè e poi una bella passeggiata. Lei invece, signor Claudio, che Io moto invece prefer ho una moto da enduro, e ecco perché ho trasportato il presidente, che ha la moto sportiva. Una moto da enduro, un super Tenere 1200, e proprio, cioè, se vuoi camminare, cammini, però soprattutto per andare a spasso e a scoprire nuovi posti, scoprire la natura. Certo, E soprattutto per poter stare tutti insieme. Questo questo è la moto, l'abbiamo detto restare all'inizio, tutti esatto, insieme. nell'intro della Sì. mia presentazione, appunto, è quello, è socializzare che è importante. Sì. Allora, voi sapete che comunque Orte racchiude nel suo bacino tantissime attività sportive e ci sono molte attività collaterali e quindi adesso parliamo, perché siamo quasi in chiusura, parliamo, se, se permettete, velocemente, di calcio a 5. Voi sapete che c'è Sì. una bellissima realtà che è il calcio a 5 ed è tornata la vittoria appunto alla squadra della Cascina Orte e ha vinto l'incontro appunto che è stato giocato fuori caso contro la Isernia, ha vinto 2-1, quindi diciamo con questa vittoria la squadra del presidente Brugnoletti e del tecnico il brasiliano Rosigna rimane sempre a tre lunghezze dalla Pasta Pirro Corigliano che viaggia in testa a 15 punti e poi troviamo la Cascina Orte a 12. Quindi ecco, il prossimo impegno della Cascina Orte, la sesta giornata, giocherà in casa contro l'Augusta il 9 novembre. Dal calcio a 5 passiamo velocemente invece al volley, la pallavolo, che anche qui c'è una tradizione enorme, devo dire, di volley e di pallavolo negli anni d'oro cosiddetti della città di Orte. Comunque questo campionato B2 girone della volley Interporto Orte ha visto però una sconfitta della squadra del presidente Madonna per 3-2, esattamente è stata sconfitta dalla Pallavolo Chieti. Il prossimo turno la Interporto Orte giocherà in casa con l'Ancona alle 19:15 del 9 novembre. La classifica, comunque, la posizione della Interporto Orte la vede al quinto posto insieme alla Emma Villas Chiusi di Siena e alla Roma Volley a 6 punti. Quindi ancora un campionato lungo, si può esprimere tranquillamente in un modo migliore, direi, per la squadra del presidente dottor Aldo Madonna. E chiudiamo invece con il calcio, perché anche qui c'è stata una fusione importante, ne abbiamo parlato nelle prime puntate del nostro programma. Con la Ortana, Nuova Ortana, campionato di seconda categoria, che ha portato, devo dire, una vittoria importante per 2-0 contro il Bolsena. Era un derby perché il girone è quello dell'Alto Lazio, il girone di seconda categoria, girone A. Si è giocata la sesta giornata, quindi con questa vittoria la Nuova Ortana si porta a 6 punti in classifica ed è al quintultimo posto, diciamo, chiude la Nuova Pescia Romana con un punto,
insomma, è una posizione questa abbastanza importante per la Novortana, perché c'è stata una fusione e quindi una nuova linfa, nuovi investimenti da parte del presidente Carullo, che salutiamo, è stato ospite proprio, se non erro, alla prima puntata di A Tutto Sport. 1-0, dicevo, della Novortana. La prossima gara, la Novortana, appunto, la giocherà fuori casa, un impegno molto importante, e poi, ecco, dalla schermata potete vedere tranquillamente dove giocherà la Novortana. Quindi siamo in chiusura, siamo così ai saluti. È stato un bello avere ospiti due rappresentanti del motoclub Orte, il presidente Antonello Marone e il vicepresidente Claudio Camilli, che saluto e ringrazio. Grazie, quando nelle attività prossime che il motoclub organizzerà, portateci a corrente, noi saremo pronti a dare notizia. Non mancheremo. Grazie presidente, grazie vicepresidente, grazie Camilli, da Rosario Muro. L'appuntamento, come sempre, a giovedì prossimo con un'altra puntata di A Tutto Sport, con altri ospiti in studio e al telefono. Buona serata.